Buongiorno. Gran bel testamento. Don Liborio, vi ringraziamo. È stata veramente una sollecitudine da parte vostra scomodarvi. Vi porgo le condoglianze mie personali, di mia moglie e dei miei figli, dei miei fratelli naturalmente, dei miei cugini di Palermo e dei miei familiari tutti. Era un vero amico. Madre, madre. Era così bello, fino all'ultimo. Io sottoscritto Ferdinando Braggi, trovandomi sano di mente, raccomando l'anima a Dio e dispongo sia fatto quanto appresso descritto. Il giorno che piacerà al Signore chiamarmi con sé, desidero che sia data lettura di queste mie volontà, cosa che facciamo in questo momento. Nomino miei eredi universali ed esecutori dei seguenti legati i miei due adorati figli, Cesare ed Antonio. A Rinaldo lascio il mio orologio d'oro e la catena con rubini. Un orologio d'oro e la catena con rubini? Un orologio d'oro. Al fattore la terra di Uvenere. Ho fattura a terra di Uvenere. A terra di Uvenere. Al mio amico dottor Mascione, denaro bastante per la costruzione di un ambulatorio. Un ambulatorio? Un ambulatorio. In lascito alla Magia Superiore del convento di Santa Maria Ausiliatrice, il denaro per un orfanotrofio di 20 letti. Lascio alla mia lontana cugina Filomena d'Acquisto l'appartamento sito in via Notarbartolo 18, già affittato a suo tempo agli eredi Castrocane. Alla fedele Clementina, la spilla con rubini e brillanti che apparteneva a mia moglie Bonani. Usentisti, Cesare, un ambulatorio. A Rosa, la casetta di campagna dove attualmente risiede. A questo punto seguono questioni private di famiglia che non hanno a che vedere con beni reali o proprietà. Devo quindi chiedere a tutti i presenti di volersi allontanare. Tranne i due figli, Cesare ed Antonio. Vogliate scusarmi. Vi prego, signore e signori. È finito. Ma i figli niente. Ma come niente? Sono erede universale. Per gli altri, tutto regalo sono. Amonini. Amonini, amonini. E adesso che siamo sole, come scemo desiderio, ho aggiunto a questo testamento una lettera privata da consegnare, all'atto della mia morte, al mio figlio primogenito. Tu, Cesare, sei il primogenito. Le sue volontà passano nelle tue mani. Thank you.
sono ste macchie che ha sta creatura? Lavalo, figlia mia. Salute! Signora Di Mauro! Buongiorno, dottore! Scusate, signora, volevo avvertirvi che Cesare Braggi vi verrà a trovare! Ha bisogno di parlarvi! Cesare? Sì, Cesare! E quando verrà? Lo sapete, dottore? Oggi stesso! Oggi! Questo pomeriggio! Questo pomeriggio! Ho pensato di avvertirvi! Allora bisogna mettere subito tutto in ordine, mamma! Presto! Grazie, dottore! Grazie infinite! Oh, signore mio, che disordine! E come si fa? No, Adriana, bella mia, così confondi diversi capi. Non abbiamo ancora finito il lavoro e dobbiamo spedirlo a Catania. Lasciami fare, mamma. Li ritroveremo i diversi capi. Domani. Ora mettiamo tutto a posto, che sia un po' più bello. Quando arriva. Anche questa? Tutto. Leva tutto. Ti dissi che deve essere bello qui, in onore suo. Ah, che fatica, ma è tutto in ordine. Gioia mia, mettiti il vestito celeste. Come se ne avessi tanti da scegliere. E anche se ne avessi 12, è quello celeste che mi metterei. Mamma, mamma, ci vorrebbe un colpo di ferro. Va bene, ci penso io. Che ore sono? Le 2 sono. Maria Santissima. Ha detto nel pomeriggio che per i ricchi comincia tardi. La Federica, signor Conte. Paghiamo la mano, signor Conte. Don Cesare. Buonasera. I miei omaggi. Yeah.
è qua. Resta in camera tua, quando è il momento ti chiamo io. Sì, sì. Mamma, che ti ne pare? Sono in ordine. Sei bellissima, figlia mia, bellissima. Cesare. Signora. Accomodati. Grazie. Siedite. Grazie. Sì. Prego. Da anni non vedevo la sua casa. Io ci venivo da bambino, ma forse lei non se lo ricorda. Come? Ma sì, certo, certo che me lo ricordo. Era ancora vivo il mio povero Pasquale. Si vedevano abbastanza spesso e si frequentavano con tuo padre e buonanima. Erano grandi amici. Sì, lo so. Mio padre stimava assai suo marito. Mio padre, signora, morendo, mi ha lasciato una lettera che esprime questa stima per la loro famiglia, per lei e sua figlia Adriana. Se permette, gliela leggo. Adriana De Mauro è a me particolarmente cara, anche perché figlia del colonnello della finanza Pasquale De Mauro, che mi onorò finché visse della sua amicizia e mi consentì di frequentare la sua casa. Lei forse immagina perché sono qua. Sono venuto per chiedere la mano di sua figlia Adriana. È un desiderio di mio padre e il desiderio nostro. Sì. Io posso solo aggiungere che Adriana entrerà nella nostra casa con tutta la stima profonda e tutto l'amore che si merita. Mio fratello Antonio sarà un marito buono e leale. Antonio. È questa la volontà di nostro padre. È scritto qua, in questa lettera. Mio fratello Antonio sarà il migliore dei mariti. Oh, sì, ne sono sicura. E sono molto onorata di questa richiesta. Ma Adriana... Lo so, Adriana è una ragazza molto orgogliosa. È fatta a modo suo. Infatti. Ma questo va benissimo, non chiediamo di meglio. Vorrà dire che si accetta di sposare mio fratello Antonio e perché vuole farlo. Certo. Lei, signora, ne parli serenamente con Adriana e... Noi aspetteremo la risposta. Ma chiamiamola subito, parliamone subito con no, lei. No, no, è meglio che le parli lei sola, con calma. Io non voglio recarle altro disturbo. Disturbo? Onore, vorrei dire. Adriana! Cesare. Adriana. Adriana, Cesare è venuto con una grande notizia, una lieta notizia, figlia mia. Sì, come capo della famiglia dopo la morte di nostro padre, era mio dovere venire a chiedere la tua mano per mio fratello Antonio. È quanto mio padre ha voluto, l'ha lasciato scritto nel testamento. Antonio... Io quasi non lo conosco, Antonio. Ma Cesare, tu capisci? No, non capisco. Io non capisco. Scusami. Scusatemi. Devo andare ora. Adriana. No. No, ma che dici, Adriana? No. Ma non ti rendi conto che entri in casa Braggi? Come puoi dire di no? Se dico no, è no e basta. Non esiste una ragazza in tutta la Sicilia che non si sentirebbe onorata di sposare un Braggi. E tu? No, io no. Io. Sai dire solo io.
E a me? E a noi due? Al domani, non ci pensi? Ne dicesti assai di no? No, a quell'avvocato di Palermo. No, al barone La Loggia. Non hai voluto a quel signore di Siracusa, che pure era un bell'uomo. E anche ora vorresti dire di no, perché non è quello che sognavi. No, mamma. No, mamma. No. No. Grazie mille, grazie. Grazie. Caro Cesare. Ti ringrazio. Tanti auguri. Grazie dalle porte. Grazie. Grazie. Ti ringrazio. Verrò a trovarla presto. Anche lei, venga. Ti ringrazio. A disposizione, signor Conte. Questa qua è Rosa. Mi fa piacere rivederti. Mamma suonava, ci piaceva la musica. Quello è mio nonno, quella è mia nonna e quelli bisnonni sono. Si fanno molta compagnia. Chi c'è, cara? Non stai bene? No, niente. È che mi sento un po' confusa. Mio padre si sedeva sempre qua. Quello era il posto di mamma. Là io. E qua Cesare. Allora, aggiustate quella persiana della sala da pranzo e tu controlla quelle mattonelle della camera ma della signora. Ma senti sta novità? Come no? Tornano ancora. Domenica. Ma che cosa succede? Ci hanno appena avvertito che il signor Antonio e la signora stanno per ritornare. Ritornano? Sì, signore. Domenica arriveranno. È successo qualcosa? Dovevano stare fuori almeno un mese. No, signor Conte, Ercole disse che stanno benissimo, ma che la signora aveva solo desiderio di venire a casa. Oh. Allora, bisogna portare su nello studio le mie carte, i miei libri. Ma il suo studio non resta qui al primo piano? No, questo ora è il loro appartamento, l'ho già detto.
E quindi io voglio avere tutto di sopra. E va bene, signor Conte, non dubite, provvederemo subito. Grazie. Mi dispiace che quando arrivano non ci sarò. Io devo partire domani. Partito. Ma... doveva incontrare le cliente a Milano. E non ti disse quanto tempo starà assente? Signora, è bella come un ciuolo. No, signora. Dissi che dipende dagli affari. Gli affari... Lui sempre così li chiama, gli affari. Perché? Che vuoi dire? Per l'amor di Dio, nessuna critica. È libero, non ha nessun legame. Voglio dire, ha diritto di prendersi uno svago. Lui non ha la fortuna di avere a fianco una moglie così cara come te. Scusami. Al signor Braggi, è in salone. Grazie. Buonasera, maestra. Buonasera. Tutta la parte in re maggiore mi sembra la più scaduta. Ma scusa, parli così di Giordano, sarà limitato nel musicista. Chi era quel signore? Giacomo Puccini. Buongiorno. Buongiorno. Dormito bene? Sì, caro. Bravo. Mi dispiace, signore, ma ha sentito la disgrazia? No, che cos'è? Legga qui. Dio mio, è tremendo. Cesare, ma che cosa è successo? Un modulo per telegramma, prego. Ma dimmi cosa è successo. Un disastro. Adriana! Entra, Antonio. Adriana! Entra. Cara, alzati. Cesare è arrivato. Cesare? Sì. Io ancora niente ci dissi. Voglio che glielo diciamo tutte e due. Aspetta un bambino? Sì. Oh. Mi rallegro, Antonio. Che bella notizia. D'ora in poi devi solo pensare ad essere serena, Adriana. Ti ringrazio, Cesare. Lo sarò. Hai ragione a dirle così. Qua prima noi siamo sempre stati sereni. Ma Adriana è così sensibile. Sono stato in pensiero per lei. La tragedia del terremoto l'ha molto colpita e nello stato in cui è... Tu non eri qua, non ti puoi rendere conto. Di ora in ora arrivavano notizie terribili. Una tragedia vera. Il signor Cesare? È di sopra, dottore.
Conosco la strada, grazie. Oh, è lei, dottore. Lo vedessi. Che bambino. Però... Che c'è? Però quella figlia, Adriana, adesso che è passata, va... Insomma, va controllata. È debilitata? Esaurita? Io l'ho trovata un po' abbandonata, accorata. Dopo il figlio, le madri sono in festa. Dimenticano subito il gran soffrire che hanno fatto. Lei invece si è buttata giù, giù. E la ragione? La ragione. Io per me dico che è il cuore. Il cuore? Che lei è un po' deboluccio. Ah. Ma Antonio, che dici? L'ho voluto dire solo a te per il momento. Se lo sei tu, io sono più tranquillo. Sì, che lo sappia io è giusto, ma poi... Io giro, vado di qua, vado di là. Qua ci sto poco. E ci starò sempre meno. Caro Nandino, per il suo quinto compleanno, dallo zio Cesare. Lo zio Cesare! Zio! Nandino! Zio! Zio! Ah, sei cresciuto, quanto sei pesante! Bentornato, Cesare. A casa mi dissero che eravate qua in campagna. È Antonio che ha voluto così. Indovina che cos'è? I birilli. No, acqua. Una trottola. Acqua, acqua. È un orsacchiotto. No, sei in alto mare. Che cos'è? Lo voglio sapere. Oh, gioia, gioia mia. Lo devi indovinare. Quella cosa per guardarci dentro. Oh, ora ci sei vicino. Vediamo. Vediamo che cosa c'è. Che cosa può essere? Che cosa sarà, Nandino? Ma che può essere, eh? Vediamo, vediamo. Ah, che bella macchina, guarda. Cesare, è assurdo. Nandino è troppo piccolo per usarla. Non sono troppo piccolo. Vieni qua, vieni qua. Con questa fai le fotografie, vedi? Guarda qua e fai clic, clic e fotografi. Mamma, papà, Clementina, me. Insomma, tutte quelle che vuoi. Clic, clic. Sì. Sei contento? Andiamo. Insomma, quanto vedo, per avere una moglie e un figlio un poco allegri, devo avere tra i piedi un fratello. Beh, è bello servire a qualche cosa, no? Che cosa fanno? Sono soldati e vanno in Libia.
E perché sono in tanti? Che ci vanno a fare? Vanno a fare la guerra. Che cos'è la guerra? Una bruttissima cosa. E allora perché la banda suona e perché canta? Per non pensarci. Dov'è la Libia? Oh, è molto lontana, tanto lontana che da qua non si può vedere. Quando ritorneranno? Qualcuno non ritornerà. Perché? Si fermeranno là? Sì, si fermeranno per sempre. Guarda, l'automobile. Bella, eh? Saluta il mare, che poi a casa non lo vede più. Ciao, mare. Zio, è lo stesso mare che c'era a Palermo? Sì, sempre lo stesso. Guarda, guarda le nostre montagne. Dammi il cappello. Sei stanco? Io? No. Oh, guarda che curva che c'è ora. Posso suonare? Suona, suona. Hai avuto paura? Io no. Io sì, invece, ne ho avuta tanta. Guarda che strapiombo, guarda. Questa. Gesù mio, ma così siete arrivate da Palermo? Mamma, sai, ho visto il mare e ho visto il porto con le navi. E poi c'erano i soldati che andavano in Libia. Lui mi disse che è lontana la certo Libia, che vero? Certo, lontana. E quella che cos'è? Antonio, guarda che bella sorpresa. Ti piace? Sì. È tua. Questo è un regalo per te. Per me? Certo. Non correre tanto, Cesare. Ma che sei, pazzo? Pazzo? Siamo appena sui 35 all'ora. Con questa si possono toccare anche i 50. Che cosa? Senti, è difficile guidare. No, facilissimo è. Deve imparare. Ci riuscirai. Come ti è venuta l'idea di questo regalo? È questo che mi stupisce. Io non avrei mai pensato a comprare un'automobile. Tu invece non hai esitato nemmeno un istante. Beh, ognuno è fatto a modo suo. Appunto. Che intendi dire? Che vorrei somigliarti di più. Perché? Ti lamenti forse di come sei? No, non me lamento, ma il guaio è che ognuno di noi mette fuori ciò che ha dentro e purtroppo lo comunica a tutti quelli che ha accanto, alla famiglia. Ah, finiscila di essere così complicato, Antonio. Non ti rendi conto? Hai una moglie affettuosa, hai un bambino bellissimo. Ora hai anche un'automobile con la quale puoi sbizzarrirti come ti pare. Che cosa vuoi di più? Tu allora credi davvero che dovrei essere soddisfatto, più contento? Eh? Dimmi. Contento, dici? Ma non solo contento, felice. Col cuore pieno di felicità. Senza quella faccia così triste, ma con gli occhi allegri. Sì, hai ragione, hai ragione. Ma vedrai, cambierò. Mi sento già diverso. Senti, un'altra cosa. Che ne pensi di Adriana? Adriana? Oh. Adriana è una donna straordinaria ed è contenta, non lo vede forse? Basta guardarla, sentire come parla, come si comporta. Ma tu non la guardi mai? Non te ne accorgi? Sì, è contenta. Lo vedrebbe anche un cieco, hai ragione. Hai sempre ragione, Cesare. Poi tu mi dai una certezza che da solo non riesco mai a trovare. Ci volevi tu. Insegnami a guidare, eh? Va bene, voglio diventare bravo come te. Ci riuscirò, non è vero? Ma certo che ci riuscirai e diventerai anche... più bravo di me, credimi.
Ti credo sulla parola. Bravo, è così che mi piace. E ogni mattina, quando ti guardi allo specchio, ad alta voce tu devi dire: la vita è magnifica, io sono fortunato, debbo essere contento. Mi prenderanno per pazzo. Beh, da ora in poi devi sempre sembrare un po' pazzo. Su, dillo, come se fosse davanti allo specchio. Su, avanti. Che cos'è, hai paura? E perché dovrei avere paura? E allora dillo, fammi sentire, su, avanti, dillo. Io sono fortunato, sono felice, la vita è bella. E che te ne pare? Molto bene. Ma che cosa fate voi due? I giochi di bambini. Sì, proprio i giochi di bambini. Bravi. Nandino? Nandino? Vieni anche tu a giocare. Vieni a giocare. Dove riuscirà ad arrivare il genio, l'inventiva degli uomini? Allora promesso. Promesso. Mi fermo. Non mi muovo più da Milano.
Vedi, ce l'hanno portato via poco fa. Scusami, Cesare. Ti abbiamo avvisato troppo tardi. Ma è stato tutto così. Così. Dov'è Nandino? Da mia madre. Cesare, io non so che cosa fare. È terribile, ho la mente così confusa. Se non fossi arrivato tu... Ora sono qua. Scendete voi altri e aspettate ordini miei. Vai a scuola. Ma e se poi a me non mi piace la scuola? Che cosa facciamo, zio Cesare? Ma come non ti piace? Ti piacerà moltissimo. Farai amicizia coi compagni, imparerai a leggere, imparerai a scrivere. E va bene, io ci vado. Però tu mi devi promettere di non partire mai più. D'accordo, te lo prometto. Vai su. Ciao. Allora, com'è andata? Ha avuto paura? No. Non ha pianto? Assolutamente. Era molto meno emozionato di te. Non poterlo manco accompagnare il primo giorno di scuola. Per fortuna c'eri tu. Ti ringrazio, Cesare. Io, guarda, certe cose non le capisco. Quali cose? Ma sì, le regole, le usanze, le tradizioni nostre. Tutte cose assurde. Inutili. Ma che stai dicendo? Tu sai quanto abbia sofferto e soffro per la scomparsa di Antonio. Ma certe manifestazioni esteriori io le disapprovo. Il dolore misurato dal di fuori con un mezzo che bada solo alla forma, è questo che non capisco. Non hai potuto accompagnare tuo figlio a scuola stamani. Deve stare in casa, al buio. Nemmeno il sole deve entrare in una casa in lutto. Cesare,
È che non mi piace vederti rinchiusa qua dentro. Ma io sto bene così. E poi ho Nandino. Lui è la mia vita. Nandino è tutto per me. Certo. Arrivederci. Torni questa sera. Spero di essere qui quando Nandino è ancora sveglio. Si addormenta felice quando ci sei tu. Ma dov'è la signora? In terrazza, salio, signor Conte. In terrazza? Sì, signore. Adriana? Adriana! Cesare, qua sono. Scenda subito. No, no, salgo io. Brava. È bello qua. C'è tanta luce. E di qua nessuno mi vede. Senti, te la posso dire una cosa? Certo. Scusa, ma tu sei un egoista. Egoista? Proprio così. Perché? Sei giovane, viva. Hai un figlio che vuole avere una mamma giovane e viva. No. No. Non sono più così sicura di essere giovane, né di essere viva. Ma solo perché ti ostini a non vivere. A rimanere sempre rinchiusa qua, in questa casa, come in un monastero. E sempre con questo eterno vestito nero addosso. Ma non te ne accorgi che sei dimagrita, pallida, che sei sciupata? Adriana, sei ancora giovane e bella. Cesare, ti prego. Non credere che te lo dica per consolarti e tantomeno per farti un complimento. Torniamo giù ora. No. Prima tu mi devi promettere una cosa. Ti prego. Promettimi che avrai cura di te. Guarda, un bottone ti sta cadendo. E poi sarei io quella che si trascura, vero? È Clementina che trascura me. Scendiamo, ora te lo cucio io. Clementina dice che domani certamente pioverà. Le sue ossa sono un barometro. Grazie. E di che cosa? Faccio una corsa a Palermo, ritorno stanotte stessa. Va bene, signor Conte. Buon viaggio. Arrivederci.
mai sti viaggi sono do palazzo magazzino e do magazzino palazzo. Ah, così va a fare, ora come un pace. E magari ora fa pure un marito. Non bestemmiare, lo sputancello non faccia torna. A vedova chiancio morto e pensò vivo. Ma che stai dicendo? Certo ti avrei potuto scrivere, ma ho preferito incontrarti. Non volevo che la mia sembrasse una fuga. Non avrei mai creduto che arrivassimo a questo. Grazie. Dopo la morte di mio fratello non posso più lasciare gli interessi che ho in Sicilia, la famiglia. Perdonami, Simona. Non vorrei mai che qualcuno soffrisse per causa mia. Il solito egoismo degli uomini. Non è facile neanche per me, Cesare. Rompere con un uomo come te. Ho solo ricordi belli e cari. E tu? Metti dentro i cavalli e vai a letto. Subito, don Cesare. Vatti a riposare, va? Buonanotte, signor Conte. Buongiorno, signore. Buongiorno, Saro. Occupatevi del bagaglio. Prego. Prendete prima quelle due piccole di valigie e poi quella grande. State attento a quella grande, per favore. Va bene. Nonna! 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 Sei contento che c'è qua nonnina tua? Mamma. Figlia mia, Betta. Ora che ci sono qua io, tu dovrai stare in completo riposo. Riposo? Quello non mi manca. Guarda chi arriva. Grazie. Arriva il dolce, il dolce! Oh. No, non è per te, Nandino, ma per la nonna, per festeggiare il suo arrivo. Grazie, Cesare. Però Nandino lo deve prendere per primo, in mio onore. Mamma lo deve prendere per prima. Serviti, Nandino.
Oggi Clementina incomincerà da te. Vieni qua. Te la taglio io. Una fetta grossa. Va bene. Scusatemi. Che cos'hai, Adriana? Ti senti male? Adriana? No, no, niente, niente. Torno subito. Buongiorno, signor Conte. E allora, parli francamente, dottore. Per me è come una figlia. Sì, lo sappiamo, le chiedo che cosa si può fare. Ci vorrebbe un consulto. Un consulto? Beh, facciamolo subito. A chi ci rivolgiamo? Secondo me bisogna decidersi. E andare da uno specialista di Palermo. A Palermo? Ma è una cosa grave. Mi scusa, signor Conte. No, ora no, più tardi. Grave, non ho detto questo, ma seria sì. Cosa seria, ecco. Occorre fare una diagnosi approfondita, senza più aspettare. Io con le mie cognizioni esplorative da solo non ce la posso fare. C'è bisogno di un luminare. Per questo dico Palermo. No, no, assolutamente no. A Palermo. Ma è un'idea assurda. No, non è affatto assurda. Anzi, sarà bene partire subito. Non è possibile. Ma non è possibile. Dà retta a Cesare, cara. Se dice che è necessario. Andiamo, Adriana ha ragione. E per il tuo bene. Si tratta in fondo di 2 o 3 giorni. Il tempo di andare e venire. Una precauzione. No, non voglio. Tutto quel viaggio. Mi ammalerei davvero. No, per favore, lasciatemi in pace. Tu devi. Ho già deciso io per te. Ti prego. Perché mi tormentate? Meravigliosa, che roba meravigliosa. Che vestiti stupendi. Ti piacciono, Gioia? Magnifica, eh. Mamma, sei pronta? Buono, Nandino, non puoi entrare ancora. Fai presto, mamma. Che splendore, come starà bene, signora. Sono tutta all'ultima moda. E questa la chiami moda? Non si capisce nemmeno qual è il davanti. E come si agganciano tutti questi uncinelli messi qua e là? E poi è talmente pesante. Usano così oggi, cara. Portano tutta questa roba stravagante. Apri, fatti vedere, mamma! Mamma! Un minuto, Nandino. Aiuto. Vado ad aprire, altrimenti butta giù la porta, Giuberbante. Mammina, come sei bella! No, ma che impossibile, mi sento in maschera. Posso entrare? Ti sta veramente bene. Mi pare di essere nuda. Lasciati guardare. Non ti avevo mai vista così bella, girati. Girati. No, così, un po' di fianco. Li hai visti i capelli? Ma non ti sembrano panieri? È la moda. E come farò a mettermeli in testa? Sono enormi. Tutto bene? Sì, grazie. Andare in treno ti diverti? Sì, molto. È strano, appena ci si mette in viaggio si dimentica tutto. Forse è proprio per questo che io viaggio più del necessario. Guarda quel paese lontano. Ci sono stato io. Si chiama San Salvatore, ha più di 300 anni di vita. 300 anni di vita. E quella montagna là si chiama Punta Raisi. Quando eravamo ragazzi, io e Antonio ci siamo andati proprio in cima in cima. Stai bene? Sì, bene. Non ti preoccupare. Di qua, cara. Ben arrivato, signor Brangi. Buongiorno. Piglia la valigia del signor Brangi. 118, la camera di sempre. No. La signora e la signora Brangi è mia cognata. Mi favorisca 2 singole. Ah, mi perdoni. Prego, signor Brangi. Grazie.
Suo cognato durante la visita l'attenderà qua, signora. Prego. Non ti preoccupare. Si levi il cappello e la giacca, signora, per favore. Signora, mi dica, quando ha avuto i primi sintomi di questo suo disturbo? Qualche anno fa. Ha figli? Sì, un bambino di 5 anni. Capisco, uno solo. Mi dica, ha avuto per combinazione un parto difficile? Sì, molto difficile. Mi dica, dottore, che cosa c'è? È spesso cattiva abitudine dei pazienti venire a farsi vedere dal medico in ritardo di qualche anno. Cesare. La signora deve aver avuto dei sentori, senza dubbio. Deve aver avvertito qualcosa, anche molto tempo fa. Ma come sta ora? Non c'è nulla di più pernicioso del silenzio nei problemi della salute. La medicina può aiutare i malati, a condizione che i malati aiutino la medicina. Mi pare ovvio. Ecco, basterà questa medicina. La signora la prenderà nei momenti di affanno. In questo caso, credo che non ci sia nient'altro che possa servire. Mi scusi, dottore. Lei dice che abbiamo sbagliato a lasciare passare tanto tempo. E ha ragione. Ma ora siamo pronti a fare qualunque cosa, qualunque cura ritenga utile. Si attenga a quella prescrizione, le ripeto. Quella è l'unica medicina che possa aiutarla. Davvero non vuoi una carrozza? Ho voglia di camminare. Quell'odore di etere nello studio del medico mi ha stordita. Non credevo proprio che Palermo fosse così piena di vita. Pare impossibile. Adriana, non fare così. Scusami, amore. Non piangere, eravamo d'accordo che questa visita dovevamo farla. Così per... Forse ho sbagliato, non dovevo obbligarti a questo tormento. Sai, questi professori di città non dicono mai niente di preciso, così non sbagliano mai. Ma io piango di gioia, Cesare. Devo a te tutto questo che vedo per la prima volta. La città, questi giardini, tutto. Signora, mi ridai la mia balla? Sì, gioia. Quando ripartiamo? Andiamo via oggi, stasera. Ci deve essere un treno.
No. Sei stanca e vuoi rimetterti in viaggio, ma che fretta c'è? Voglio tornare a casa. Ti ho già dato anche troppo fastidio. Fastidio? Senti, Adriana. Il mio fastidio, come lo chiami tu, durerà fino al giorno in cui ti saprò guarita. Quindi devi tornare a star bene e in fretta. Tu lo credi davvero? Che io possa guarire? Ne sono assolutamente certo, Adriana. Ne devi essere certa anche tu. Senti, io vado a fare un telegramma. Tu sali intanto. Ti prego, fa presto. Prestissimo. Si tratta di cosa urgente. Ma non è orario di visite questo. Non importa, vada lo stesso. Gli dica che il signor Braggi desidera vederlo. Che cosa c'è, signor Braggi? Mi scusi se la disturbo, dottore. Vai pure tu. Allora, signor Braggi? Lei oggi non ha espresso la sua diagnosi né con me né con mia cognata. Non è mai stata mia abitudine dire ai malati tutta la verità. Io non sono il malato, dottore. Visto che proprio insiste, signor Braggi, sappia che sua cognata è molto grave. Al di là di ogni rimedio. Gli attacchi si ripeteranno ancora. Seguiranno il loro corso. Si moltiplicheranno, purtroppo. Soltanto un'esistenza di estreme cautele avrebbe potuto... Ma adesso è troppo tardi. Adriana, posso? Entro, Cesare, è aperto. Buongiorno. Buongiorno. Adriana? Sì? Oggi partiamo per Napoli. Napoli? Voglio sentire un altro dottore, ho già preso l'appuntamento. No, voglio tornare a casa subito. Sentimi bene, Adriana, noi andiamo a Napoli. Andiamo da un altro medico. E se non basterà, andremo da un altro ancora, ho deciso così. Tu devi essere ragionevole. Ma io sono ragionevole, Cesare, credimi. Sento che è meglio tornare a casa. È Napoli che ti fa paura, la lontananza. Ma ora io ho paura di tutto, Cesare. Non riportami a casa. Non farmi attraversare il mare. Non costringermi, ti prego. So che bisogna fare così. Io ti capisco, ma non ti do ragione. Non posso. Mi capisci davvero? Sì. Ma quando avrai attraversato il mare, come dici tu, dopo, vedrai che sarà stato bene aver fatto così. È un distacco doloroso ma necessario. Ti devo confessare una cosa, Cesare. In treno avevo un poco paura di te. Lo so. Lo leggevo nei tuoi occhi. Non hanno segreti per me. Ma io non ho mai avuto niente da nasconderti. Le mie paure, le mie sofferenze non ci sono più. Le ho dimenticate. S'accomodi, signora, prego. Ecco fatto. Può rivestirsi, signora cara. Forse l'ho affaticato un po'. No, no, è stato molto gentile. Ora non ho più bisogno di lei. Thank you.
signor Braggi. Si accomodi. Prego. Mi dica, per favore, avete figli? Sì, uno. E quanti anni ha? 5 compiute. Altre gravidanze, aborti? No, dottore. Deve esserci stato un certo fatto durante la gravidanza o al momento del parto. Un affaticamento o un subdolo processo infettivo che ha causato una dilatazione del miocardio e un conseguente allungamento del ventricolo destro. Ora ce ne accorgiamo dopo anni. E purtroppo ne subiamo le conseguenze. Ah, ma per carità, non c'è da allarmarsi, signora. Non c'è da allarmarsi, invece. Fiducia e intelligenza. Ecco le uniche medicine che servono. Sapere quello che si può fare e quello che non si può. Signora mia, è una questione di metodo di vita. Non è necessario che segua una dieta. Cammini, cammini pure quanto vuole, viaggi. Non faccia dell'alpinismo, si intende. Ma quello che conta è vivere. E non vivere sotto una campana di vetro. Lei è giovane, avete un avvenire, avete un figlio. Quindi viva, mia cara signora. Però niente emozioni. Ogni emozione per lei, signora, è un colpo. E lei la deve aiutare. Non deve assolutamente vedere né udire ciò che la può turbare. Lei non deve mai agitarsi, né accalorarsi, neanche nel parlare. Questo potrebbe essere pericoloso. Estraniarsi. Ecco che deve fare. Estraniarsi, mi capisce? Qualche brutta notizia. Gliela risparmi, ci pensi lei. Non legga mai telegrammi. Li faccia leggere agli altri. Ma per quanto riguarda tutto il resto, che è il più importante della vita, faccia quello che si sente di fare, liberamente, con fiducia, con coraggio. E posso dirlo, con amore. Di fronte a questa magica parola, amore, anch'io mi inchino a nome della medicina. Senza ritardo, con fatti e non parole, e poi vedrà come otterrà tutto quello che vuole. Passo sul ponte a sera e guardo il fiume e vedo tutto il cielo rispecchiare. Vedo la luna in cielo che fa lume. Vedo le mille stelle scintillare. Come mi attira il letto di quel fiume. Per non soffrire, ma il cuore si ribella. Dice perché tante ce n'è, la troverai più bella. Chi vuole con le donne aver fortuna, non deve mai mostrarsi innamorato. Mai visto a ridere così. E tu allora?
Vogliamo andare? Siete giunta. Signor, quanto siete bella. Quanto sono cari, dacci un po' di soldi. Va bene. Grazie. Omadino, Roma. La carrozza è pronta, ce l'è. Omadino, Roma. Voglio in opaccio, bevere, faccio, accompagnato. Accomodate, signor. A dove am, signori? Cammina, va. L'ultimo treno del mattino per Palermo parte alle 1.10, arriva a Villa San Giovanni alle 7.35 di domani. Attraverso lo stretto e trova subito la coincidenza per Palermo. Oh, il regalo per Nandino, me ne sono dimenticato. Il primo del pomeriggio parte alle 3, arriva a Santa Eufemia alle 4 di questa notte e arriva a Palermo alle 20.52 di domani sera. Hai mandato il telegramma a mia madre? No, ancora no. Ce n'è un altro alle 17, forse è più comodo. Cestini da viaggio! Invettura, signori! Invettura! Carte, invettura! Salgo a prendere i posti! Porta sulle valigie! Cestini da viaggio! Prego! Invettura, signori! Invettura! Cuscini da viaggio! Ecco, va bene qua! Asia! Stai male? Non vuoi partire? No, non voglio più tornare. Andiamo via. Andiamo più lontano. Noi due, amore. Cesare, non vuoi? Sì, non ne avevo il coraggio. Riadoiate i valigi. Come se io ora aprissi gli occhi per la prima volta. Tutti gli altri posti meravigliosi dove mi hai portato, Firenze, Ravenna, non esistevano, non c'erano. Vedevo solamente te, che mi dicevi, guarda. E io guardavo, ma intorno non c'era niente. Solo tu. E ora? Ora è un'altra cosa. Non vedo solo te, ma anche tutte queste cose belle. Ed è una sensazione meravigliosa, Cesare. Mi sento viva. Tu mi puoi capire. Certo. Adriana, vuoi sposarmi? Io voglio sposarti. Amore mio. Volevo dirtelo da tanto tempo, ma avevo paura...
che tu... Sai che non è possibile giù da noi. Dio sa quanto lo vorrei, ma... No. Tu lo dici solo per... Lo dico perché ti amo, perché è possibile, è giusto, e tutte e due lo vogliamo. Quale trio che c'è l'albergo? Questo è il giorno più bello della mia vita. Mi hai detto la cosa più cara, più dolce che potevi dirmi. E anche se non ho potuto risponderti. Adriana. Non è niente. Quello che conta, quello che importa per me, è che sono felice. Felice, come non sono stata mai. Ancora sveglia. Non posso dormire. Chissà, forse ho paura di addormentarmi. Paura? Il sonno assomiglia un po' alla morte. Mi sento troppo viva per dormire. Sta tranquilla. Mi troverai accanto a te, ogni volta che ti sveglierai, sempre, per tutta la vita. No, Cesare, non chiudere. Ma con la luce non potrai dormire. Mi piace la luce. Non voglio stare al buio.
Cesare. Lo sai che stanotte ho fatto un sogno. Ero con te in una chiesa e intorno non c'era nessuno. Noi eravamo inginocchiate l'uno accanto all'altro. Ci stavamo sposando, vero? Sì, forse. Stringevo forte forte la tua mano e pensavo... Cesare mi ama. Ora lo so. Cesare ti ha sempre amato e tu l'hai sempre saputo. Ultimatum dell'Austria alla Serbia! Il Gazzettino! Ultimatum dell'Austria alla Serbia! Edizione straordinaria! Il Gazzettino! Ultimatum dell'Austria alla Serbia! Edizione straordinaria! E di mia madre? Di tua madre? Come sa che siamo qua? Le ho detto io che venivamo qua quando le parlai da Firenze. Secondo il professore De Simone, le tue emozioni devono sempre passare attraverso me. Sì, aveva ragione. Non ce la faccio, leggila tu. Cara Adriana e caro Cesare, scusate se vi disturbo con questa mia, ma devo scrivervi per... Che è successo? Dimmi che c'è. Niente, c'è solo che per leggerla ci vorrebbe una lente d'ingrandimento. Ha una scrittura così minuta. Dice che dovremmo ritornare. No, ti prego, leggi. Leggi tutto. Come vuoi. Devo scrivervi per supplicarvi a mani giunte di ritornare al più presto. È un mese che siete assenti. Il vostro viaggio è durato troppo a lungo. Nessuna ragione ormai può giustificarlo. Non ci si può comportare così nella vostra situazione. È uno scandalo e la gente mormora, giudica. Pensate che vergogna per Nandino. Pensate che vergogna per Nandino se sentisse le cose terribili che dicono di sua madre. Adriana, tu devi pensare a tuo figlio, alla tua posizione e alle tue responsabilità. Ha ragione. Ha ragione. No, tutto quello che dice la gente è tua madre, non deve colpirti. Non conta niente. Conta invece. Adriana, noi due ci sposeremo. Ci sposeremo immediatamente. E chiuderemo la bocca a questa gente infame, capace solo di sporcare tutto. Cesare. Ci sposeremo. Ritorneremo laggiù, a fronte alta. E Nandino sarà orgoglioso di noi. Oh, amore mio. Adriana. Adriana. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Dimmi che accetti di sposarmi. Dimmi di sì. Dimmi di sì e lo telefonerò a tua madre. Che lo dica agli altri. Che lo dica a tutti. Che glielo gridi. Sì. Sì, accetto di sposarti. Con tutto il cuore. Voglio essere tua moglie. Sì, voglio essere tua moglie. La telefonata. Arriverà presto, mi avvertono. Verrò anch'io giù con te. No. Voglio parlare anch'io. Assolutamente no. È meglio che resti qua. Parlerò io con tua madre. Poi ti dirò tutto, parola per parola. Come glielo direi? Ma nel modo più semplice. Abbi fiducia in me. Non temere. Sai che ho fiducia in te e non ho paura. Ti supplico, dille anche che sono la donna più fortunata del mondo. Che sono felice di amarti tanto.
Avanti. Al telefono, signore. Cesare. Stai tranquilla, ritorno subito. È questione di un minuto. Ti prego, Cesare. Un minuto solo. Cesare! Abbiamo ricevuto la lettera. Per questo le telefono. Volevo avvertirla che torneremo a casa presto. Appena ci saremo sposati. Sì, sposati. L'Austria dichiara la guerra! Il Gazzettino! Dichiarazione di guerra! La pace minacciata in Europa! L'Austria dichiara la guerra! E il Gazzettino! La pace minacciata in Europa! Dichiarazione di guerra! Il Gazzettino! L'Austria dichiara la guerra! Ma certo che anche Adriana vuole così. La gente dica quello che vuole. Comunque avranno poco da criticare dopo, le pare? Sarà una cosa finita. Non è di questo che si deve preoccupare. Non ha nessuna importanza, mamma! Adriana è malata. Solo a lei dobbiamo pensare in questo momento. Non lo capisce? Cesare! No! No! Cesare! 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 Adriana! Adriana, amore mio! Adriana! Adriana! Ti ho aspettato. Amore mio, sempre. Sempre. No. No. Thank you.
gran bel testamento. Don Liborio, vi ringraziamo. È stata veramente una sollecitudine da parte vostra scomodarvi. Vi porgo le condoglianze mie personali, di mia moglie e dei miei figli, dei miei fratelli naturalmente, dei miei cugini di Palermo e dei miei familiari tutti. Era un vero amico. Madre, madre. Era così bello, fino all'ultimo. Io sottoscritto Ferdinando Braggi, trovandomi sano di mente, raccomando l'anima a Dio e dispongo sia fatto quanto appresso descritto. Il giorno che piacerà al Signore chiamarmi con sé, desidero che sia data lettura di queste mie volontà, cosa che facciamo in questo momento. Nomino miei eredi universali ed esecutori dei seguenti legati i miei due adorati figli, Cesare ed Antonio. A Rinaldo lascio il mio orologio d'oro e la catena con rubini. Un orologio d'oro e la catena con rubini? Un orologio d'oro? Al fattore, la terra di Uvenere. Ho fattura a terra di Uvenere. A terra di Uvenere. Al mio amico, dottor Mascione, denaro bastante per la costruzione di un ambulatorio. Un ambulatorio? Un ambulatorio. In lascito alla Magia Superiore del convento di Santa Maria Ausiliatrice, il denaro per un orfanotrofio di 20 letti. Lascio alla mia lontana cugina, Filomena d'Acquisto, l'appartamento sito in via Notarbartolo 18, già affittato a suo tempo agli eredi Castrocane. Alla fedele Clementina, la spilla con rubini e brillanti che apparteneva a mia moglie Bonanni. Lo sentisti, Cesare? Un ambulatorio. A Rosa, la casetta di campagna dove attualmente risiede. A questo punto seguono questioni private di famiglia che non hanno a che vedere con beni reali o proprietà. Devo quindi chiedere a tutti i presenti di volersi allontanare. Tranne i due figli, Cesare ed Antonio. Vogliate scusarmi? Vi prego, signore e signori. È finito. Ma ai figli niente. Ma come niente? Sono erede universale. Per gli altri, tutto regalo sono. Amonini. Amonini, amonini. E adesso che siamo sole, come scemo desiderio, ho aggiunto a questo testamento una lettera privata da consegnare, all'atto della mia morte, al mio figlio primogenito. Tu, Cesare, sei il primogenito. Le sue volontà passano nelle tue mani. Thank you.
Dottore, che sono queste macchie che aveva sta creatura? Lavalo, figlia mia. Salute! Signora Di Mauro! Buongiorno, dottore! Scusate, signora, volevo avvertirvi che Cesare Braggi vi verrà a trovare. Ha bisogno di parlarvi! Cesare? Sì, Cesare! E quando verrà? Lo sapete, dottore? Oggi stesso! Oggi! Questo pomeriggio! Questo pomeriggio! Ho pensato di avvertirvi. Allora bisogna mettere subito tutto in ordine, mamma! Presto! Grazie, dottore! Grazie infinite! Oh, signore mio, che disordine! E come si fa? No, Adriana, bella mia, così confondi diversi capi. Non abbiamo ancora finito il lavoro e dobbiamo spedirlo a Catania. Lasciami fare, mamma. Li ritroveremo i diversi capi. Domani. Ora mettiamo tutto a posto, che sia un po' più bello. Quando arriva. Anche questa? Tutto. Leva tutto. Ti dissi che deve essere bello qui, in onore suo. Ah, che fatica, ma è tutto in ordine. Gioia mia, mettiti il vestito celeste. Come se ne avessi tanti da scegliere. E anche se ne avessi 12, è quello celeste che mi metterei. Mamma, mamma, ci vorrebbe un colpo di ferro. Va bene, ci penso io. Che ore sono? Le 2 sono. Maria Santissima. Ha detto nel pomeriggio che per i ricchi comincia tardi. La Federica, signor Conte. Prendiamo la mano, signor Conte. Don Cesare. Buonasera. I miei omaggi. Yeah.
mamma, è qua. Resta in camera tua, quando è il momento ti chiamo io. Sì, sì. Mamma, che ti ne pare? Sono in ordine. Sei bellissima, figlia mia, bellissima. Cesare. Signora. Accomodati. Grazie. Siedite. Grazie. Siedite. Prego. Da anni non vedevo la sua casa. Io ci venivo da bambino, ma forse lei non se lo ricorda. Come? Ma sì, certo, certo che me lo ricordo. Era ancora vivo il mio povero Pasquale. Si vedevano abbastanza spesso e si frequentavano con tuo padre e Bonanima. Erano grandi amici. Sì, lo so. Mio padre stimava assai suo marito. Mio padre, signora, morendo, mi ha lasciato una lettera che esprime questa stima per la loro famiglia, per lei e sua figlia Adriana. Se permette, gliela leggo. Adriana De Mauro è a me particolarmente cara, anche perché figlia del colonnello della finanza Pasquale De Mauro, che mi onorò finché visse della sua amicizia e mi consentì di frequentare la sua casa. Lei forse immagina perché sono qua. Sono venuto per chiedere la mano di sua figlia Adriana. È un desiderio di mio padre e il desiderio nostro. Sì. Io posso solo aggiungere che Adriana entrerà nella nostra casa con tutta la stima profonda e tutto l'amore che si merita. Mio fratello Antonio sarà un marito buono e leale. Antonio. È questa la volontà di nostro padre. È scritto qua, in questa lettera. Mio fratello Antonio sarà il migliore dei mariti. Oh, sì, ne sono sicura. E sono molto onorata di questa richiesta. Ma Adriana... Lo so, Adriana è una ragazza molto orgogliosa. È fatta a modo suo. Infatti. Ma questo va benissimo, non chiediamo di meglio. Vorrà dire che si accetta di sposare mio fratello Antonio e perché vuole farlo. Certo. Lei, signora, ne parli serenamente con Adriana. Noi aspetteremo la risposta. Ma chiamiamola subito, parliamole subito con no, lei. No, no, è meglio che le parli lei sola, con calma. Io non voglio recarle altro disturbo. Disturbo, onore vorrei dire, Adriana! Cesare. Adriana. Adriana. Cesare è venuto con una grande notizia. Una lieta notizia, figlia mia. Sì. Come capo della famiglia dopo la morte di nostro padre, era mio dovere venire a chiedere la tua mano per mio fratello Antonio. È quanto mio padre ha voluto. L'ha lasciato scritto nel testamento. Antonio. Io quasi non lo conosco, Antonio. Ma Cesare, tu capisci? No, non capisco. Io non capisco. Scusami. Scusatemi. Devo andare ora. Adriana. No. No, ma che dici, Adriana? No. Ma non ti rendi conto che entri in casa Braggi? Come puoi dire di no? Se dico no, è no e basta. Non esiste una ragazza in tutta la Sicilia che non si sentirebbe onorata di sposare un Braggi. E tu? No, io no. Io, sai dire solo io.
E a me? E a noi due? Al domani, non ci pensi? Ne dici se assai di no? No, a quell'avvocato di Palermo. No, al barone La Loggia. Non hai voluto a quel signore di Siracusa, che pure era un bell'uomo. E anche ora vorresti dire di no, perché non è quello che sognavi. No, mamma. No, mamma. No. No. Grazie mille, grazie. Grazie, caro Cesare. Ti ringrazio. Tante auguri. Grazie, don Leopoldo. Grazie. Grazie. Ti ringrazio. Verrò a trovarla presto. Anche lei, venga. Ti ringrazio. A disposizione, signor Conte. Questa qua è Rosa. Mi fa piacere rivederti. Mamma suonava, ci piaceva la musica. Quello è mio nonno, quella è mia nonna e quelli bisnonni sono. Si fanno molta compagnia. Chi c'è, cara? Non stai bene? No, niente. È che mi sento un po' confusa. Mio padre si sedeva sempre qua. Quello era il posto di mamma. Là io. E qua Cesare. Allora, aggiustate quella persiana della sala da pranzo e tu controlla quelle mattonelle della camera della signora. Ma senti, sta novità. Non sono a posto, ci abballano ancora. Tornano domenica. Ma che cosa succede? Ci hanno appena avvertito che il signor Antonio e la signora stanno per ritornare. Ritornano? Sì, signore. Domenica arriveranno. È successo qualcosa? Dovevano stare fuori almeno un mese. No, signor Conte, Ercole disse che stanno benissimo, ma che la signora aveva solo desiderio di venire a casa. Oh. Allora, bisogna portare su nello studio le mie carte, i miei libri. Ma il suo studio non resta qui al primo piano? No, questo ora è il loro appartamento, l'ho già detto.
E quindi io voglio avere tutto di sopra. E va bene, signor Conte, non dubite, provvederemo subito. Grazie. Mi dispiace che quando arrivano non ci sarò. Io devo partire domani. Partito. Ma... doveva incontrare le cliente a Milano. E non ti disse quanto tempo starà assente? Signora, è bella come un ciuolo. No, signora. Disse che dipende dagli affari. Gli affari, lui sempre così li chiama, gli affari. Perché? Che vuoi dire? Per l'amor di Dio, nessuna critica, è libero, non ha nessun legame. Voglio dire, ha diritto di prendersi uno svago. Lui non ha la fortuna di avere a fianco una moglie così cara come te. Scusami. Ah, signor Braggi, è in salone. Perché tu sai che... Oh, Simona, come stai? Ben, grazie a te. Grazie. Buonasera, maestra. Buonasera. Tutta la parte in re maggiore mi sembra la più stabile. Scusa, parli così di Giordano, sarà limitato non si tutto. Chi era quel signore? Giacomo Puccini. Buongiorno. Buongiorno. Dormito bene? Sì, caro. Bravo. Mi dispiace, signore, ma ha sentito la disgrazia? No, che cos'è? Legga qui. Dio mio, è tremendo. Cesare, ma che cosa è successo? Un modulo per telegramma, prego. Ma dimmi cosa è successo. Un disastro. Adriana! Entra, Antonio. Adriana! Entra. Cara, alzati. Cesare è arrivato. Cesare? Sì. Io ancora niente ci dissi. Voglio che glielo diciamo tutte e due. Aspetta un bambino? Sì. Oh. Mi rallegro, Antonio. Che bella notizia. D'ora in poi devi solo... pensare ad essere serena, Adriana. Ti ringrazio, Cesare. Lo sarò. Hai ragione a dirle così. Qua prima noi siamo sempre stati sereni. Ma Adriana è così sensibile. Sono stato in pensiero per lei. La tragedia del terremoto l'ha molto colpita. E nello stato in cui è... tu non eri qua, non ti puoi rendere conto. Di ora in ora arrivavano notizie terribili. Una tragedia vera. Sta bene. Il signor Cesare? È di sopra, dottore.
Conosco la strada, grazie. Oh, è lei, dottore. Lo vedessi. Che bambino. Però... Che c'è? Però quella figlia, Adriana, adesso che è passata, va... Insomma, va controllata. È debilitata? Esaurita? Io l'ho trovata un po' abbandonata, accorata. Dopo il figlio, le madri sono in festa. Dimenticano subito il gran soffrire che hanno fatto. Lei invece si è buttata giù, giù. E la ragione? La ragione. Io per me dico che è il cuore. Il cuore? Che lei è un po' deboluccio. Ah. Ma Antonio, che dici? L'ho voluto dire solo a te per il momento. Se lo sei tu, io sono più tranquillo. Sì, che lo sappia io è giusto, ma poi... Io giro, vado di qua, vado di là. Qua ci sto poco. E ci starò sempre meno. Caro Nandino, per il suo quinto compleanno, dallo zio Cesare. Lo zio Cesare! Zio! Nandino! Zio! Zio! Sei cresciuto, quanto sei pesante! Bentornato, Cesare. A casa mi dissero che eravate qua in campagna. È Antonio che ha voluto così. Indovina che cos'è? I birilli. No, acqua. Una trottola. Acqua, acqua. È un orsacchiotto. No, sei in alto mare. Che cos'è? Lo voglio sapere. Oh, gioia, gioia mia. Lo devi indovinare. Quella cosa per guardarci dentro. Ah, oh, ora ci sei vicino. Vediamo. Vediamo che cosa c'è. Che cosa può essere? Che cosa sarà, Nandino? Ma che può essere, eh? Vediamo, vediamo. Ah, che bella macchina, guarda. Cesare, è assurdo. Nandino è troppo piccolo per usarla. Non sono troppo piccolo. Vieni qua, vieni qua. Con questa fai le fotografie, vedi? Guardi qua e fai clic, clic e fotografi. Mamma, papà, Clementina, me. Insomma, tutte quelle che vuoi. Clic, clic. Sì. Sei contento? Andiamo. Insomma, quanto vedo, per avere una moglie e un figlio un poco allegri, devo avere tra i piedi un fratello. Beh, è bello servire a qualche cosa, no? Che cosa fanno? Sono soldati e vanno in Libia.
E perché sono in tanti? Che ci vanno a fare? Vanno a fare la guerra. Che cos'è la guerra? Una bruttissima cosa. E allora perché la banda suona e perché canta? Per non pensarci. Dov'è la Libia? Oh, è molto lontana, tanto lontana che da qua non si può vedere. Quando ritorneranno? Qualcuno non ritornerà. Perché? Si fermeranno là? Sì, si fermeranno per sempre. Guarda, l'automobile. Bella, eh? Saluta il mare, che poi a casa non lo vede più. Ciao, mare. Zio, è lo stesso mare che c'era a Palermo? Sì, sempre lo stesso. Guarda, guarda le nostre montagne. Dammi il cappello. Sei stanco? Io? No. Oh, guarda che curva che c'è ora. Posso suonare? Suona, suona. Hai avuto paura? Io no. Io sì, invece ne ho avuta tanta. Guarda che strapiombo, guarda. Questa. Gesù mio, ma così siete arrivate da Palermo? Mamma, sai, ho visto il mare e ho visto il porto con le navi. E poi c'erano i soldati che andavano in Libia. Lui mi disse che è lontana la Libia, vero? Certo che è lontana. E quella che cos'è? Antonio, guarda che bella sorpresa. Ti piace? Sì. È tua. Questo è un regalo per te. Per me? Certo. Non correre tanto, Cesare. Ma che sei, pazzo? Pazzo? Siamo appena sui 35 all'ora. Con questa si possono toccare anche i 50. Che cosa? Senti, è difficile guidare. No, facilissimo è. Deve imparare. Ci riuscirai. Come ti è venuta l'idea di questo regalo? È questo che mi stupisce. Io non avrei mai pensato a comprare un'automobile. Tu invece non hai esitato nemmeno un istante. Beh, ognuno è fatto a modo suo. Appunto. Che intendi dire? Che vorrei assomigliarti di più. Perché? Ti lamenti forse di come sei? No, non me lamento, ma il guaio è che ognuno di noi mette fuori ciò che ha dentro e purtroppo lo comunica a tutti quelli che ha accanto, alla famiglia. Ma finiscila ad essere così complicato, Antonio. Non ti rendi conto, hai una moglie affettuosa, hai un bambino bellissimo. Ora hai anche un'automobile con la quale puoi sbizzarrirti come ti pare. Che cosa vuoi di più? Tu allora credi davvero che dovrei essere soddisfatto, più contento? Eh? Dimmi. Contento dici, ma non solo contento, felice, col cuore pieno di felicità. Senza quella faccia così triste, ma con gli occhi allegri. Sì, hai ragione, hai ragione. Ma vedrai, cambierò. Mi sento già diverso. Senti, un'altra cosa. Che ne pensi di Adriana? Adriana? Oh. Adriana è una donna straordinaria ed è contenta, non lo vede forse? Basta guardarla, sentire come parla, come si comporta. Ma tu non la guardi mai? Non te ne accorgi? Sì, è contenta. Lo vedrebbe anche un cieco, hai ragione. Hai sempre ragione, Cesare. Poi tu mi dai una certezza che da solo non riesco mai a trovare. Ci volevi tu. Insegnami a guidare, eh? Va bene, voglio diventare bravo come te. Ci riuscirò, non è vero? Ma certo che ci riuscirai e diventerai anche... più bravo di me, credimi. Ti credo sulla parola. Bravo, è così che mi piace.
E ogni mattina, quando ti guardi allo specchio, ad alta voce tu devi dire: la vita è magnifica, io sono fortunato, devo essere contento. Mi prenderanno per pazzo. Beh, da ora in poi devi sempre sembrare un po' pazzo. Su, dillo, come se fosse davanti allo specchio. Su, avanti. Che cos'è, hai paura? Perché dovrei avere paura? E allora dillo, fammi sentire, su, avanti, dillo. Io sono fortunato, sono felice, la vita è bella. E che te ne pare? Molto bene. Ma che cosa fate voi due? I giochi di bambini. Sì, proprio i giochi di bambini. Bravi. Nandino? Nandino? Vieni anche tu a giocare. Vieni a giocare. Dove riuscirà ad arrivare il genio, l'inventiva degli uomini? Allora promesso. Promesso. Mi fermo. Non mi muovo più da Milano.